Buongiorno a tutti. Non sei ancora convinta di farti tagliare i capelli? Non hai trovato ancora nessun parrucchiere che ti accontentasse? Hai paura di stare male? Oggi diretta sulle forme del viso. Oggi ti spiego in pochi minuti come capire se quel taglio ti sta bene, come capire se quel taglio è adatto al tuo viso. Io sono Rosy, parrucchiere Revolution, mi occupo di salute e bellezza del tuo capello. Allora, ci sono tanti di voi che hanno paura di farsi tagliare i capelli, hanno paura di stare male, di non riuscire a vedersi. Oggi io sono qui per farti capire come analizzare il tuo viso e come capire se quel taglio è adatto a te. Nella diretta scorsa Paolo molto probabilmente vi ha dato un'infarinatura, vi ha spiegato quello che saranno le dirette del mese di maggio. Nel mese di maggio parleremo delle forme del viso. Oggi vi darò un'infarinatura generale delle forme del viso, come capire e come andare a proporzionare il viso e nelle varie dirette prossime invece andremo sul dettaglio, sulle varie diretta per diretta vi spiegheremo una forma del viso, com'è, con cosa sta bene e quindi come andare a capire qual è il taglio che vi sta bene. Faccio una premessa. La forma del viso è fondamentale, ma chiaramente ci sono degli altri dettagli, delle altre piccolezze da andare a tenere in considerazione. Per cui anche se la vostra forma del viso vi consente quel tipo di taglio, può esserci che magari le vostre attaccature non lo consentano. Ok? Quindi diciamo che la forma del taglio che sta bene al proprio viso può essere non fattibile perché magari avete delle attaccature particolari. Faccio un esempio veloce veloce. Magari voi avete una fronte talmente alta che la frangia vi aiuterebbe a star bene, ma la rosa che avete qui davanti non vi consente di avere una gestione voi a casa della vostra frangia. Allora, io mi sono munita di lavagna perché voglio disegnare le forme del viso più comuni che ci sono. Allora, l'ovale, lo vedete, vero? Si avvicina un pochino alla lavagna, l'ovale, la telecamera. Poi c'è il triangolo, che può essere così o anche al contrario. Possiamo chiamarla magari anche diamante, questo tipo di forma. Poi c'è il quadrato e il tondo. Maggior parte di voi a questo punto starà dicendo: ah beh, ma la mia faccia è tonda, io ho il viso rotondo. Tutti mi hanno detto sempre che ho il viso rotondo, io mi vedo bella pacciuta, per cui sono rotonda. Lo so perché la maggior parte anche delle persone che vengono qua in salone da noi si riscontrano in questa forma del viso. E io questa volta vi sfaterò questa forma, la cancelleremo perché pochissime persone hanno il viso veramente rotondo. Allora, come capire la vostra forma del viso, no? Chiaramente vi tirate indietro i capelli e valutate, disegnatevelo. Mettetevi tranquillamente davanti allo specchio in questo modo e andate a contornare con un pennarello, con un rossetto, con qualsiasi cosa, quello che voi vedete nello specchio. E poi andate a ricercare quale forma del viso è. Un viso rotondo, la linea verticale e la linea orizzontale sono identiche e io non credo che tu abbia il viso talmente
30x30, perché la tua faccia sarebbe un pallone. Quindi stai tranquilla, non hai il viso rotondo. Avrai magari un viso ovale, avrai un viso più allungato, avrai magari in queste forme del viso, non ho segnato, un viso romboidale. Romboidale magari può essere, magari hai degli spigolini in questi punti qua, ma non è rotondo. Vi assicuro che un viso rotondo poche persone ce l'hanno. Bene, tornando alle nostre forme del viso tradizionali, quello che una volta che voi avete individuato la vostra forma del viso, sappiate che l'ovale è quello che si adatta a tutti i tipi di tagli. Quindi cos'è lo scopo di questa diretta? È farvi capire che con il taglio voi riuscite tranquillamente a proporzionare il vostro viso. Quindi il taglio che vi sta bene è quello che va a proporzionare il vostro viso. Prendiamo un viso quadrato. Disegniamoci dentro un ovale. Che cosa andiamo a vedere? Che cosa si valuta? Che questo è da smussare, questo è da smussare, questo è da smussare, questo è da smussare. Io ora non andrò a spiegarvi quale taglio sarà bene a questi tipi di viso, perché lo spiegheremo nelle varie dirette che faremo in questo mese. Vi do un'infarinatura di come capire. Se avete un viso a diamante, a triangolo inverso con la punta verso il basso, avrete un mento magari molto molto sottile, cosa dovrò fare? Smussare qua, smussare qui, ma allargare questa zona per far che cosa? Per andare a proporzionare e farlo diventare un ovale. Spero di essere chiara con questa lavagna, eh? Se avete il viso lungo, cosa dovete fare? Siccome è più lungo che largo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbassarlo, per cui qua ci sta il discorso di prima della frangetta per schiacciarlo leggermente e possiamo tranquillamente andare ad allargarlo in questa zona. Vedete com'è semplice capire che tipologia di viso che abbiamo? Allora vi mettete davanti allo specchio con un pennarello, con un rossetto, con qualcosa, disegnate quello che voi vedete allo specchio e da lì, semplicissimo, ci sono le forme geometriche, se avete figli avranno un libro con le forme geometriche, andate a vederlo. Mettete quello che avete disegnato sulla forma geometrica e vedrete che vi verrà fuori che tipo di viso avete. E da lì è semplicissimo, come vi dicevo, qui bisogna allargare, qui bisogna smussare, bisogna andare a togliere quegli angoli in eccesso e riempire i vuoti. Poi possiamo scegliere graduato, pari, bob, corto, corto come il mio, magari con le codine lunghe se avete un viso triangolare. Potete giocare tranquillamente con tantissimi tagli, ma che vadano appunto a ricreare quella forma perfetta che è il nostro ovale. Oggi spero di esservi stata d'aiuto per capire e per non avere più paura di farvi tagliare i capelli, non avere più paura di affrontare un nuovo taglio, un nuovo look. Se vuoi saperne di più, noi siamo qui in via Cesare Battisti al 20/1 a San Colombano all'Ambro, oppure puoi contattarci per un appuntamento o per semplicemente chiederci un aiuto. 0371 898900 è il nostro telefono fisso, 340 9973 923 è il nostro cellulare WhatsApp, potete tranquillamente mandarci un messaggino e vi aspetto
venerdì con Paolo con una nuova diretta che parlerà di una di queste forme del viso, così andremo più nel profondo, andremo a approfondire l'argomento di una delle forme del viso. E invece noi ci vediamo mercoledì della settimana prossima. Ciao a tutti, buona giornata e buon appetito!